Direttore Bartolatello, c'è un omaggi. Le parole di mister Spalletti, Spalletti Inzaghi, come le commentiamo? Un po' contraddittorio forse. Ok, va bene, noi la recuperiamo, non c'è problema. Posso aiutarti? Beh, guarda, sapevo che avresti voluto intervenire. Paolo. L'ultima volta che ha detto così a uno. No. L'ho rapinato, gli ho portato via l'orologio. Comunque, questa sera cane, gatto, gatto, cane no, abbiamo in studio. No, lui mi provo. Ci conosciamo. Va bene. Sì, no. Cercare le giustificazioni. No, volevo dire che adesso. Adesso ho sentito anche prima in trasmissione, no? Trasmissione precedente, comunque tutti giustamente siamo qua per quello, cerchiamo di capire quali sono i problemi dell'Inter. Io dico una cosa che secondo me però è strutturale e sostanziale, no? Credetemi, dopo una stagione è finito completamente l'effetto Conte, credetemi. E cosa vuol dire l'effetto Conte? Non è che era finito a marzo? Beh, certo, no, io dico, cominciato a finire a un certo punto della scorsa e in questa. Cosa vuol dire? Residui della preparazione atletica di un'intensità pazzesca quella di Conte, e Inzaghi storicamente fa preparazioni abbastanza leggere, se andiamo a vedere le sue ultime due stagioni alla Lazio, ultime 12 partite ha sempre avuto dei crolli. Calo di mentalità e di autostima pazzesca, ovviamente, no? Perché tu vedi anche quando parla Inzaghi, le scelte che fa quando va a giocare all'Olimpico con la Lazio, che gli viene paura, mette Gagliardini, no? E fa stare in panca Brozovic. O meglio i cambi che non ci sono stati. I cambi a Roma, togli Dumfries, togli Lukaku, insomma, è un allenatore che non ha tanto coraggio. Terza cosa, da quello che so dagli addetti ai lavori, ha un impatto sui giocatori molto blando, molto tenero, perché tende ad essere anche un po' troppo amico dei giocatori. Ho detto tre cose che Conte invece non aveva, ma era l'opposto. E in una squadra questo si sente. Poi secondo me in generale, e sto zitto davvero, in generale l'Inter comunque è una squadra un po' troppo vecchia, cioè vecchia nei difensori, vecchia in Dzeko, vecchia non vuol dire avere giocatori di 40 anni, vecchia agonisticamente, secondo me, ti dico, per me è vecchio anche Pogba agonisticamente, anche se ha 29 anni, cioè hai capito cosa intendo? Le squadre vanno rinnovate nel calcio di oggi così atletico e così esasperato, che è quello che ha fatto il Napoli, visto che parlavamo del Napoli. Come diceva Becca, ha venduto Mertens, è partito con i Bali, cioè a volte arriva a un certo punto, scusa se ti interrompo perché sennò abbiamo problemi di... No, poi Marcello mi ha detto, ma mi ruba tutto il mio spazio. Allora no, non è vero. Ti giuro sulla Juve. Sì. Ragazzi, 21:36, abbiamo altre due ore, io ve lo dico. Ma ci sono due ore. Non vi preoccupate, abbiamo tempo di chiacchierarcela. E ti faccio concludere, Paolo. No, dicevo questo. È praticamente a volte ci vuole coraggio nel rinnovare. L'Inter sembrava che quest'anno un po' l'avesse fatto con Bellanova e Aslani, però forse non li stiamo vedendo in campo. Ecco, sì. Cioè i giocatori che ha preso il Napoli, cioè sono stati presi per fare i titolari. A parte Kvaratskhelia, che vabbè, è un fenomeno, e l'hanno pagato soltanto 9 che milioni. Maradona viene chiamato, ecco, Napoli. 9 più 2. Caravaggio. Anche, ma non so, me l'hai già detto domenica. Ieri ha giocato Olivera? Ha giocato Olivera? Sì. 10 più 2 di bonus. Sì. Comunque non è un titolare, e praticamente ha giocato dalla parte di Salah, e Salah, non so, sarà stato un caso, ma non ha mai beccato palla. Kvaratskhelia ha ammazzato Alexander Arnold, che è considerato il terzino adesso più bravo del mondo. Abbiamo recuperato il direttore Luciano Moggi. Allora, Luciano, tu ritrovi effettivamente quello che diceva, Paolo, vale a dire, è diventato sempre più pallida l'impronta di Conte nella squadra di Inzaghi, e quindi adesso forse iniziano effettivamente a uscire i non risultati. Può darsi che ci sia questa situazione in atto, ma può darsi pure, anzi sicuramente ci sono degli sbagli, per esempio anche nella formazione. Sì. Io ho visto l'ultima volta che in coppia con Lautaro giocava Correa,
Ecco, Correa, in 5 anni che ha avuto Correa a Napoli, Inzaghi, praticamente non ha ancora capito che questo è un giocatore dei 30 minuti finali, quando gli altri sono stanchi, può fare dei gol importantissimi in quei tempi lì, ma se lo metti all'inizio, lui non collabora col compagno, con i compagni, e di conseguenza mette in difficoltà tutti. Infatti voi avete visto Lautaro, che ha toccato pochissime palle, quindi... Questo è un errore. Poi dopo posso dare l'impronta di Conte, però sai, se andiamo a cercare l'impronta di quelli che ci sono stati, è troppo lunga la cosa. Allora noi dobbiamo guardare attentamente ad quello oggi che sta facendo l'Inter adesso. Ecco, io vi dico, per ho parlato diverse volte con alcuni importanti dirigenti dell'Inter e vi devo dire che secondo me l'Inter non è che non si è allenata, ha fatto troppe partite amichevoli per recuperare dei soldi in giro, un po' come la Juventus. Il Napoli al contrario ha fatto praticamente allenamento 30 giorni in montagna, poi ha fatto le partite con Castelsangro e poco più, e adesso il Napoli vola, su questo non c'è dubbio. Io invece starei molto attento a dare delle definizioni sulle squadre di adesso, perché appena cominciato è chiaro che se vediamo giocare il Napoli rimaniamo tutti stupiti, su questo non c'è dubbio, ma bisogna attenzionare anche le altre squadre che probabilmente trovando il passo giusto possono fare molto più di quello che hanno fatto adesso. Certo. L'Inter è una di queste, perché io non credo che siano tutti praticamente andati giù. Sotto il profilo della stima, dell'autostima, sono convinto che hanno perso molto con Conte, perché Conte li spronava. Probabilmente l'immagine di Inzaghi non è tale da dare quel qualcosa che Conte sapeva dare alla squadra, cioè il cazzino. Questo è il punto importante, però io aspetterei 5 partite, sono poche. Certo, ancora presto. Marcello, visto che Luciano paragonava un po' la non, tra virgolette, preparazione estiva, quantomeno la preparazione estiva non completa dell'Inter anche alla tua Juventus, tu trovi che queste due squadre effettivamente abbiano peccato da questo punto di vista? Luciano che diritti ne ha fatti tanti, cioè ha ragione, cioè ormai si vanno cercando i soldi in giro. La Juventus era da tempo che non faceva più le tournée, l'ha rifatta quest'anno e cioè, i risultati si vedono, cioè alla fine la squadra è ancora ingolfata. Io personalmente ritengo che il Napoli abbia fatto meglio di tutti. L'ottima scelta. Io sono dell'idea di come faceva Luciano i ritiri, che li portava in Val d'Aosta, li portava in Valsusa a fare la preparazione. E per me quella era la vera preparazione. Cioè quando tu andavi in altura, chiamiamola così, montagna, a fare il fondo. Io sono fermo, poi Becca l'avrà fatto chissà quante volte da giocare. No, secondo me quella era la preparazione più giusta. La salita, io lo facevo in pianura. Però ragazzi, erano altri tempi. Erano altri adesso... tempi, ma serve Becca, sempre. Ciao Luciano. Ciao. Non erano altri tempi, i tempi sono sempre gli stessi. Penso. Quando praticamente ti viene fatto un qualcosa che nella sostanza dà la velocità ai giocatori, intanto Becca, che è stato un giocatore, sa perfettamente che si fa la preparazione è fatta di due parti. La prima può essere una preparazione rapida sulla velocità e quella dura poco. La seconda, più pesante, praticamente, che ti dà le gambe pesanti in campo e poi però quando vai in forma continua. Dopo poi ci sono richiami a dicembre e questo sarà anche un problema per gli allenatori se riusciranno a cogliere i tempi opportunamente. Scusami un attimo, ti interrompo. Con la faccenda anche del Mondiale, è tutto, io sono d'accordo con te che questo inizio di campionato per le squadre è tutto un po'... perché non abbiamo esperienze passate di preparazioni che saranno... Il Napoli è stato furbo e quindi per questo, il Napoli ha ringiovanito molto furbo per questo, il Napoli. E quindi l'analisi c'è da capire che certe squadre... Ma che vedi adesso... Becca, io vedi e ti dico, se vedo il Napoli adesso, vedo un Kimme che praticamente non fa rimpiangere Koulibaly, su questo penso che non ci sia dubbio. Quando sono in forma come sono adesso, Anguissa e Lobocca, praticamente il centrocampo è già voi vedete anche Zielinski che ha fatto una gran partita, per cui aiutato dalla carica atletica di Anguissa e dalla qualità del gioco di Lobocca,
è una squadra che va, e poi davanti a questo Guareschella che praticamente fa tutto e di più, ma la squadra in questo momento gioca nella velocità. Voi avete visto la trazione anteriore, salta gli avversari come birilli, e credo che Klopp ne abbia avuto una dimostrazione pratica di questo Napoli. Però bisogna vedere se è dura, attenzione. Cioè, il problema è una preparazione accelerata per andare in velocità sui campi a dettare leggi, ci sta pure, prendendo magari il contropiede degli altri. Poi però la velocità finisce e ci vogliono i richiami, e lì ha ragione Bengalossi quando dice che bisogna vedere se ci indovinano, perché noi ragazzi, però, Luciano, fermi tutti perché dobbiamo fermarci. Ma Marcello, molto simili statistiche alla mano, più o meno. Io adesso ti leggo giusto due numeri: tiri totali 9 dell'Inter contro i 21, e i tiri in porta 2 dell'Inter contro gli 11 del Bayern Monaco. Quindi ero l'assassino, e non era 21, abbiamo sbagliato a scrivere. Ah sì, quanti erano? 35, scusa. Ma comunque, cioè, il problema è che paragonare a queste partite, ma il problema è che sì. Luciano Galossi, sì, ciao. Ascolta, tu adesso non puoi paragonare praticamente il Bayern Monaco con l'Inter, perché l'Inter è un passo camaleontico, e quelli del Bayern sono tutti gazzelle, magari hanno meno potenza davanti ma più qualità nei piedi, quindi hanno sostituito Lewandowski con gente che con i piedi sa fare tutto, ma è molto più difficile praticamente per segnare. Vedrai che anche il Bayern avrà dei problemi. Poi invece volevo, siccome ho sentito dire sempre costantemente che adesso il calcio è cambiato rispetto all'allenamento, il calcio non è cambiato, chi non fa allenamento si stira, e lo vedete voi, è quello che sta succedendo alle squadre che sono andate in giro senza allenarsi, per cui il calcio è cambiato nei portieri che passano la palla. Scusa, Luciano, campisti, sì, posso intervenire? Il pallone, scusa Paolo, il pallone è più leggero, è vero. Poi la sostanza, sai qual è? La sostanza è che c'è i giocatori buoni, vinci le partite, e i giocatori buoni praticamente ti fanno la squadra. Tu guarda che quello che succede al Napoli, adesso hanno preso Guareschella, no? Perfetto, un campione, però in mezzo Lobocca e Anguissà fanno praticamente un centrocampo come c'hanno i pochi. Questo è quello che praticamente ci vuole nel calcio, e non dire che è cambiato perché non ci sono più giocatori buoni. E quando voi guardate le squadre di adesso, che hanno 10 e anche 11 giocatori stranieri, di cui più della metà potrebbero stare a casa loro, è lì che è cambiato il calcio. Sì, ma è lì che noi praticamente siamo è lì che noi abbiamo dei problemi, e lo vediamo quando andiamo in giro in Europa. Ci danno tutti praticamente quello che, e non ci danno neppure favoriti in questo momento. Sì, ma voglio quindi dire questo, voglio dire, Luciano, bisogna attenzionare, scusami, è una moda adesso dire che il calcio non è cambiato. Ci vogliono i giocatori, cambiati i giocatori. Paolo, ascolta Luciano, cioè io non penso, no, siccome l'ho detto io, cioè non penso che, cioè, di aver detto una cosa molto originale, che il calcio è cambiato in alcuni aspetti. Come è cambiato lo studio delle preparazioni atletiche, dell'alimentazione, della nutrizione, della tecnologia dei preparatori atletici, che adesso riescono a monitorare alcuni parametri che prima, perché non c'era la tecnologia. Paolo, scusa, no, è cambiata, cioè, no, aspetta, non ti ho interrotto, ma non ti ho interrotto prima, Luciano. Questo qui ma non c'erano i droni prima, no? Tipo che queste cose che hai detto è normale, esistevano anche nel 2005. Beh, voglio dire, anche nel 2005 le società organizzate facevano proprio queste cose. Adesso qua, Luciano, mediamente una squadra di Serie B usi GPS. Voi eravate la Juve, ma io tanto di cappello, cioè adesso io non voglio mettere in discussione, è chiaro. Ma io sono stato anche a Napoli, guarda, no, io sono stato anche però, a Napoli. Però quando eri a Napoli, io quello che ho fatto fare alla Juve lo facevo fare a Napoli. Ma la tecnologia adesso qui,
Cioè, chi è che mi può smentire? Non è che negli anni 90 c'erano i GPS e i droni a disposizione dei preparatori atletici. Io dico che è cambiata. Ma non servono, ma non servono. Come non servono? Non servono. Ma no, ma come non servono? Servono i giocatori. No, servono, scusami, i giocatori. Scusami Luciano, no. Ma no, Luciano, ma allora... Perché ma qui no, di Luciano, cambiato lo sai cosa c'è Paolo? No, ragazzi. Di cambiato ci sono i bilanci. Non posso accettarlo. Giuro, giuro che io non posso accettare questa teoria, perché se fosse così vero... Ma vabbè, tu non accetti. No, 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 ma voglio dire, ma voglio dire, scusami, cioè, tu sei stato... La rappresentanza, l'emblema ideale di quanto le conoscenze e le competenze tue non fossero soltanto nel prendere se potevi i migliori giocatori, ma fossero nel gestire l'ambiente, nell'avere certo, la se- no certo. Aspetta, nel, cioè un lavoro di squadra, perché se bastasse prendere i giocatori migliori, a parte che oramai in Italia non si può più per ragioni di finanziarie, come hai detto tu, ma il calcio è un gioco di squadra, non è il tennis che se va in campo Djokovic certo, vince perché è più forte. Il gioco di squadra tu mi insegni, cioè tu prendevi i campioni, però c'avevi Lippi, hai avuto Capello, cioè dopo deve essere un allenatore che li fa giocare insieme e li fa giocare bene. Perché voglio dire, Allegri per il campionato italiano, ti faccio un esempio, non ha una super squadra, ma non ha una squadra inferiore al Milan, per esempio. Però la fa giocare male, tutti lontani nei reparti, tutti dietro, Vlahovic in difficoltà. Magari un altro allenatore con quei giocatori fa bene. Cioè, io mi stupisco che tu, che sei stato la rappresentanza ideale delle competenze... Non è solo questione di giocatori, se no è troppo facile. Allora prendiamo i migliori giocatori e vado Paolo, a allenarli io che non so niente. Però i giocatori, cioè quello che stavano cercando di dire, però che io non ho mai visto gli asini volare, quindi prima scegli i giocatori. Giocatori. Poi scusami, dopo è chiaro mai, che bisogna, ma gli asini no, credimi vabbè, non ma quello visto, è banale, no? No, ma allora sottolineo. È come dire che nel deserto per sopravvivere ci vuole l'acqua. Vabbè, ma quello è ovvio, che scoperta. Io non è che sostengo. Paolo, ma scusami, scusami, vi faccio un esempio al contrario, il Paris Saint Germain è pieno di campioni e non vince un cappero in questi anni per quello che spende. Non basta avere i giocatori, no? Quello, sì, perché se no sarà finito il calcio. C'era un problema. Siete andati, Becca, sì. Paolo è un po' adesso fuori tema. Allora, ti faccio un esempio di Spalletti. Spalletti praticamente l'anno scorso ha perso il campionato tre volte, in tre occasioni, perché lo poteva vincere lui, no? Sì. E qui dipende dal fatto che un allenatore non sa, o meglio, non vede quello che deve fare, o non ha sui giocatori quel qualcosa, il carisma per corretto, fare quello che vuole. Corretto, allora, corretto, giusto. Adesso, per esempio, no, scusa, fammi finire. Allora, in questo contesto qui, io ho scritto qualche giorno fa sul Libero, quando il Palermo e il Napoli ha vinto, ho detto, dunque ha vinto se non erro con la Lazio, in caso della Lazio, sì, ho detto presta attenzione Spalletti, questo è un monito per te, perché tu praticamente hai una squadra che nelle partite facili, l'anno scorso ti ha fatto perdere il campionato tre volte, nelle partite facili, in casa. Vero, con Fiorentina e Roma. Partite difficili, tipo Lazio, praticamente, tipo Lazio, si autocaricano da soli e vanno a fare una gran partita. Quindi l'allenatore è la prima persona e non è un calcio cambiato nell'allenatore. Mai la seconda quello, sono i giocatori. Quando tu hai, perché il gioco di squadra è dato da un centrocampo, e quando tu hai due giocatori come Lobocca e Anguissà, uno che va su atleticamente su tutti quanti per portare praticamente un qualcosa, un sollievo a chi sa giocare meglio con i piedi, e l'altro Bocca, il registratore del centrocampo, con questi giocatori qui, poi fermo restando che davanti ha dei giocatori importanti, può fare il 3-3-4, il 4-3-3, può fare tutto fino a che corrono, certo, come adesso. Quando poi non correranno più come adesso, perché ci sta, praticamente avranno dei problemi e l'allenatore lì dovrà fare delle chiamate. Sì, io questa teoria... Ritorniamo per un attimo, ragazzi, a parlare di Inzaghi, perché
di Napoli ne abbiamo parlato in maniera piuttosto ampia e adesso no, hanno no, ragione entrambi, perché no, ma giustamente avete ragione, Marcello Chirico. Ma io credo, Paolo, dovresti sapere però che se tu hai l'organizzazione, sappiamo che è importante, ma se non c'hai i giocatori forti, cioè dove vai? Questo, non è solo normale, ma questo è banale, cioè noi che siamo qua non dovremmo dirlo, ma è ovvio. Però io ti ribadisco, il Milan ha vinto il campionato con dei giocatori che adesso sono tanto apprezzati e stimati. All'inizio della stagione scorsa erano dei giocatorini, ma sì, Tonali un 2000, un po' spiegato, ma dice va bene a Serma. Tonali ce l'avevo under 19. Ho capito che ce l'avevi tu, ma io dico l'opinione. L'ho visto io, poi è scoppiato, non l'ho. Ho capito che ce l'avevi tu, però. L'ho visto, non l'ho. Paolo, ascolta anche gli altri, non l'ho scoperto io. Ti ho detto che ho un ruolo, l'ho visto lì e a 19 anni mi ha impressionato. Però sentivo, la prima volta è arrivato a Milano, ha avuto qualche problema, ecco Tonali. Ma io sto facendo un discorso in generale, voi in continuate, Paolo, sì, voi continuate ad andare nel vostro particolare. Ho detto, ed è inequivocabile, Vincenzo me lo può confermare, il Milan sulla carta... Il notaio. Cosa ho detto? Vincenzo il notaio. Antonio Vitiello. No, ho detto Vincenzo, scusami, mi fai esplodere. Cioè... No, sono uno dei pochi che ti fa esplodere, quindi continuo. No, va bene, fatemi concludere Paolo, poi voglio sentire Marcello, perché io avevo posto una domanda su Inzaghi. Ragazzi, noi stiamo partendo povero Inzaghi dalle parole di inconcretezza che abbiamo riscontrato nella conferenza di mister Inzaghi dopo la partita di Champions, sì, caro signor Margigia. Non voglio dire, no, ma volevo semplicemente dire che secondo me il ruolo dell'allenatore è diventato importantissimo. Cioè non è che tu prendi dei buoni giocatori e a caso diverti il pubblico, vinci le partite. Cioè gli allenatori li pagano tantissimo per dare un valore aggiunto, per mettere insieme i giocatori. Quindi non meniamola, è ovvio che se i giocatori sono forti, poi forti cosa vuol dire? Uno può essere forte e non avere delle caratteristiche attitudinali, tecniche e atletiche per fare un certo tipo di calcio. I giocatori che prende il Milan, come dice Vincenzo, no scherzo, no, i giocatori che prende il Milan sono tutti fisicamente, tatticamente. Idea. Fagli una domanda a Moggi, allora dimmi. Ma magari no, ascolta, quando fai le squadre, io prendo i giocatori, poi se io prendo i giocatori forti, poi vado dal mio allenatore, non me ne frega che prendo un giocatore per le caratteristiche che vuole l'allenatore. Come non te ne frega? È l'allenatore che poi, se io faccio una squadra, ma una società, Evaristo, scusa, ma non è vero, in questo momento ma deve avere un progetto. Ma poi una cosa importante che in questo momento storico. Cioè, non è che ti possono andare a prendere tutti questi giocatori forti, ecco, no, c'è un bilancio anche da rispettare. Quindi conta di più l'allenatore. Perché quindi l'allenatore deve avere anche delle idee. Non puoi più avere i giocatori che prendeva Moggi. Cioè Moggi soffiava Emerson alla Roma sotto il naso, giusto Luciano? Però tu hai sottolineato prendeva Vieira, Ibrahimovic. Cioè adesso quello io dico non è più quel calcio lì, quindi è ovvio che l'allenatore è un valore aggiunto. Tu guarda la Fiorentina per due stagioni si è salvata a fatica con Prandelli e Iachini, ha preso Italiano, paf! Però Paolo, scusami, però il valore aggiunto gli allenatori l'hanno sempre dato. Cioè se un allenatore è bravo, io ricordo proprio per quella Juve lì che aveva Moggi, ma lui aveva Lippi, ma Lippi secondo me è un fenomeno. Sì, ma cioè, non ho mai visto giocare Moggi, così bene la Juve come quegli anni lì. Moggi t'ha detto, sì, Marcello, però oggi Moggi t'ha detto che contano i giocatori. Sì, beh, ma oggi in Italia non puoi più avere quei giocatori là. Certo, il confronto è con l'Europa. Senza in i giocatori, con senza l'Europa, o hai le idee con l'Europa. Sì, devi avere le idee. A livello economico finanziario ci perdi. Con Lippi, stiamo parlando degli anni 90, cioè aveva già delle idee innovative per quel periodo lì. La Juve era entusiasmata in quel periodo lì. Sì, ma poi e aveva anche i grandi giocatori. Aveva i migliori il giocatori. Il problema degli allenatori di oggi, Paolo, secondo me, è per questo che secondo me dite la stessa cosa, ma non vi state capendo. Devono esserci io dico che il calcio è cambiato bravi, perché non puoi più avere quei giocatori lì. L'allenatore si deve aggiornare. Esatto. Si deve aggiornare. Esatto. Cioè, l'allenatore oggi può essere bravo, però devi seguire il corso dei tempi. Dove va il calcio? Cioè, e lo devi applicare con i giocatori che ha. Se io sento Allegri parlare dopo le conferenze stampa, cioè io veramente sono un dirigente, lo licenzio. Lui è per un calcio vecchio. Cioè, la butta in vacca su tutto, ma il calcio non è
quella roba lì, c'è gente che studia come un pazzo, cioè vai a vedere come lavora Nagelsmann e dico ti spaventi, cioè hanno delle metodologie, no? Hai capito? Certo, no, no, no. Ma i cambi che ha fatto mister Inzaghi nella partita di Champions. Scusa un attimo. In conclusione, direttore, che dobbiamo fermarci per la pubblicità. No, io sostengo una tesi un po' diversa. Intanto gli allenatori valgono sicuramente perché sono quelli che danno un'impronta alla squadra. Su questo penso che non ci siano dubbi, ma io non ho detto che non valgono. Ho fatto un esempio di Spalletti, potrei fare un esempio di Inzaghi, Inzaghi l'anno scorso ha perso il campionato in una partita a Bologna dove Conte probabilmente avrebbe mandato i giocatori in allegria a giocare e lui invece l'ha mandati con la paura di perdere. Ecco, quindi fatto ci sono questi fatto meccanismi, ma alla base di tutto Paolo, qui c'è un calcio che non ha i giocatori che dovrebbe avere, e infatti in Italia vengono tutti prepensionati quelli che sono stati bravi. E purtroppo è così, quelli però nuovi praticamente non so, vengono, Luciano, in Italia. Questo, certo, ci sarà un motivo. E no? Certo, ma purtroppo allora, sì, è lì che il calcio è cambiato. Prima c'erano tutti i capitani delle varie nazionali, ora invece ci sono quelli che vengono qui, studiano un pochino, se poi qualcuno e riesce a fare qualcosa in più, prende, se ne va via. Va, no, prende. Ma è ovvio, ma è ovvio, ma è ovvio. Perché ma è obsoleto parlare di un calcio che è cambiato. Ma cosa è cambiato? Dobbiamo fermarci. Dobbiamo fermarci qua, ragazzi. Eccoci, siamo tornati insieme. Arginiamo un attimo la questione allenatori, calciatori, tempi cambiano. Arginiamo. Io avevo in sospeso Marcello Chirico. No, io partecipo tranquillamente. Ma infatti mi piaci per questo, no, Marce. No, era che allora, la discussione era andata su altro. Stavamo andando benissimo. Grazie. Signor Becca, lei stia buono, per favore. Grazie. È il mio sensore. No, su Simone Inzaghi che abbiamo sentito prima. Io certe volte quando vedo Simone Inzaghi dice sì, ma anche l'anno scorso effettivamente no, abbiamo avuto questi problemi. Ma caspita, ma l'allenatore l'anno scorso chi era? Era quello che c'era prima o c'eri tu? Certo. C'eri tu, e a questo punto devi ammettere che dall'anno scorso oggi, incontrando squadre di quel livello, e in Champions trovi squadre di quel livello, poi ha avuto persino difficoltà il Milan col Salisburgo, quindi vuol dire c'è un livello. Poi soprattutto se incontri Real Madrid, Liverpool e Bayern Monaco, incontri il top. Vuol dire che tu non hai imparato niente dalle sconfitte e tu sei anziché migliorare sei regredito. Sì, perché paradossalmente cioè, e l'allenatore sei tu, visto che parlavamo del valore degli allenatori, diceva giustamente Luciano e anche Paolo del valore, l'allenatore serve, l'allenatore è importante, vuol dire che Simone Inzaghi probabilmente non è in grado di far migliorare questi, cioè che paradossalmente, scusa Paolo, a livello di prestazione è stata migliore l'Inter l'anno scorso contro Liverpool e Real Madrid piuttosto che ieri sera contro il Bayern Monaco. Quindi come dici, erano più forti anche l'anno scorso. Infatti ho parlato di regressione. Sì, 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 sì. È l'atteggiamento, poi perde. E poi dal punto di vista della comunicazione, i dati non ci troviamo. Quindi anche però si sapeva che il Bayern è forte. Però quello che mi ha colpito un po' è che secondo me si può fare poi meglio. Devi lavorare su. Io ho visto un Bayern forte, ma secondo me non ha fatto una grandissima partita. No, ma voglio dire, tu cioè, puoi perdere, no? Puoi perdere, ma devi provare a giocare a calcio. Il problema è che non sta giocando a calcio. Ma io volevo portarvi a una cosa di oggi, cioè le dichiarazioni di Marotta. Tra le dichiarazioni, Inzaghi non si tocca. Da quelle dichiarazioni, no, dice Inzaghi al nostro sostegno, secondo me si capisce che è un allenatore in difficoltà, un po' confuso. La dirigenza se non dici l'ha capito e cerca di stare vicino. E lo blinda, perché ci sono stati dei giornalisti che hanno che hanno messo anche un po' in discussione, hanno parlato di un possibile sostituto di Inzaghi. Guarda, appunto, giustamente Marotta ha voluto dire non stiamo cercando assolutamente un vice Inzaghi. Guarda, Luciano, ti dico una cosa, è chiaro che adesso non lo cercano, prematuro, e secondo me l'Inter la vittoria non ha neanche una situazione per la quale ha una gran voglia di permettersi di pagare un altro allenatore. C'erano delle voci, delle suggestioni che in caso di eventuale a stagione in corso così, un profilo di allenatore che sarebbe piaciuto, che però sta andando a Bologna, è Thiago Motta, ex interista,
è un giochista Thiago Motta, però no, sembra salvato... che sia proprio il prossimo vice è a Bologna, è a Bologna oggi. Paolo cosa ho detto di male? Niente di male, ma le suggestioni purtroppo sono tipiche dei giornalisti e danno fastidio praticamente ai dirigenti della società che quando vengono fuori ascolta Paolo. Se fosse una novità, Luciano, che i dirigenti italiani, tranne qualche rara eccezione, ad ogni starnuto cambiano gli allenatori. Dai, non è una novità, voglio dire, i giornalisti. Ma infatti, guarda, la fotografia è sbagliata, tranne qualcuna. È tutta in deficit, per cui i dirigenti non sanno fare dirigenti. È vero. Perché il direttore di una società di calcio deve conoscere i giocatori, saperli comprare e vendere, ma non è neppure sufficiente questo. Vero, bisogna vero. Anche saper tenere in piedi una situazione, e voi vedete che i giocatori sono di tantissimi paesi, è ancora difficile tenerli. Per cui oltre che saper vendere e comprare, oltre che saper gestire i giocatori, oltre che saper fare una squadra, ci vuole il carisma necessario per dire una parola, che la parola sia compresa. Qui praticamente ci sono i direttori che fanno il giro a comprare qualche giocatore, praticamente poi non lo sanno rivendere. No, ma è vero, una dimostrazione dei bilanci. Ma è assolutamente vero, secondo me c'è un'eccezione, per esempio a Napoli con De Laurentiis in testa, giunto lì. Rimaniamo però sul discorso Inzaghi, di una qualità pazzesca. No, ma è chiaro che lo sostengono. Poi tra l'altro nelle parole di Marotta si capisce anche che sono stati loro a spingere per questa rivoluzione, per questi grossi cambi, perché oggi anche ha detto, cioè è giusto fare adesso delle scelte importanti, no? Quindi tutti i cambi che ha fatto ieri, che fanno molto discutere, secondo me sono stati un po' indotti dalla società quando dopo il match con il Milan nel derby sono saliti al Suning Guarda, Center. Guarda, me l'hai chiamata. Abbiamo la clip di Inzaghi che parla proprio dell'esclusione di Barella. Ascoltiamola. Rientrerà. Allora Antonio, riparto da te e poi ho in coda a Marcello e Becca, e ve lo dico già così voi non mi interrompete voi a caso Paolo per esempio. No, io sto zitto. Chiedi se Paolo vuoi dire ragazzi, due sto scherzando. Dopo di voi, ha troppe nozioni, è troppo preparato, quindi no. Deve dire troppe cose, no, come ma la vera verità dei fatti. Come a Secchione a scuola che stava sulle palle a tutti. Okay. Ma io ti ho appena fatto Primo una serenata. Ti ho appena fatto una serenata, Paolo. Ti ho appena detto che sai troppe cose. Sai troppo, eh? Allora, no, comunque sull'Inter, Antonio, sì, più che altro io dicevo, fammi concludere un secondo il ragionamento. Barella doveva essere inserito nel momento in cui il mister si rende conto di essere sotto di 2-0. Sembra quasi che si voglia in un certo modo arrendere e preservare il giocatore per la Serie A, per il campionato. Ma sai, lui stava per fare quei cambi lì e poi ha subito gol. Secondo me un Inzaghi in questo momento un po' in difficoltà e in confusione, tanto è vero che questa sera pare che ci sia stato una sorta di summit, un incontro anche con la dirigenza e i giocatori, sì, per chiarire tutto, per parlare. Quando succedono queste cose, Luciano Moggi magari ci può dare una mano, l'importante è l'aiuto e il sostegno della società, della dirigenza. È la primissima cosa, mettere tutto in chiaro, magari parlarsi anche in faccia, dirsi le cose e chiarire. Ecco, evidentemente l'incontro di questa sera tra Inzaghi, la dirigenza e i giocatori è servito proprio a questo, per cercare di buttare fuori tutte le problematiche possibili e immaginabili. Per quanto riguarda i cambi hai ragione, però ora Inzaghi è un po' sotto la lente ingrandimento per quanto riguarda i cambi, perché viene spesso criticato per questa cosa dei cambi. Quindi o li fa tardi o li fa male. Esatto, se li fa prima li sbaglia, chiaro, se li fa critica. Dopo li fa in ritardo, quindi ora come si muove fa da... Più voce il capitolo negli spogliatoi, quando la società è con l'allenatore ha più voce il capitolo con i giocatori. Io ecco, siccome prima ho parlato di Correa un attimo solo, vi devo dire che proprio vedendo il derby, il Milan-Inter, che tutti hanno osannato il Milan, indubbiamente che ha fatto una bella partita, ma vi ricordate quando è entrato Dzeko
è cambiata la partita. E chi l'ha salvata la partita, la vittoria del Milan? Maignan, altrimenti, e tenete conto che Handanovic sul gol di Giroud poteva fare molto meglio. Quindi voglio dire, le partite vanno guardate, perché se si dà un giudizio così approssimativo senza vedere i contenuti diventa un problema. Diventa un problema perché si dicono sciocchezze. Allora, quel derby lì, per esempio, porta un nome, Maignan, e porta un altro nome, Inzaghi, che ha sbagliato a mettere Correa all'inizio. Certo. Perché non poteva metterlo alla fine. Comunque, questo è quello che... Per me la questione Handanovic, visto che hai sollevato la questione Handanovic, per me la questione Handanovic finisce come a Paris Saint-Germain tra Donnarumma e Keylor Navas. Ecco. Finisce uguale. Solo che adesso ci sono tutte le premesse, ma finirà così. Tempo cioè al tempo, fine, allora si sono un po' incarnati. Aggiornamento cosa. Della partita, lui si rifà. Io sto facendo cronaca. Io faccio cronaca. Lui si rifà una clip che abbiamo registrato del nostro Elio Corno, perché ha parlato proprio della cessione dell'Inter. Vediamo un po' che cosa, sentiamo che cosa ha detto. Piff. Oggi è circolato a Londra, a Wall Street, la voce secondo la quale l'Inter sarebbe stata ceduta a PIF per 1.200.000.000. Pare che la notizia ufficiale dovrebbe essere data quando c'è la sospensione del campionato. Attenzione. Questo è quanto ho saputo io e come l'ho saputo della Giro. Ho saputo questa cosa qui di Striscio, però giornalisticamente non... Mi hanno insegnato che le notizie, comunque sia, se vieni a sapere qualcosa devi sempre darle. E poi si vedrà, io di più non ho potuto apprendere, però so che a Wall Street nella giornata di oggi correva la voce di questa cessione, diciamo questo acquisto da parte di PIF della società Inter per 1.200.000.000. Esatto, questo è accaduto ieri sera qui negli studi di Sette Gold e stavamo commentando con Paolo quanto sia lungimirante sulla mia scaletta che viene anticipata, anche se all'inizio di giornata la nostra puntata avrei voluto fare così sulla prima scaletta. Ah, non ci serve non più. Me ne voglia la redazione così, perché noi l'abbiamo completamente scavallata. Vediamo se questa qua rimane intonta. È meglio. Ecco. Vuol dire che c'era tanta ciccia. Tanta ciccia, va bene. Ma però le voci su PIF ormai si rincorrono da mesi, no? Non è la prima volta. Da quest'estate, che sono state anche smentite dai protagonisti stessi, cioè dalla proprietà del Newcastle, perché poi parliamo degli sceicchi. Non è stata una smentita molto convinta. È vero, però loro hanno detto proprio in Italia noi non vogliamo investire perché è un campionato in questo momento dove effettivamente ci vai anche a perdere. Magari si riferivano l'anno scorso, il prossimo anno. Marcello, tu trovi riscontro in questa affermazione di Elio Corno? Guarda, io francamente non sono a digiuno di notizie riguardanti all'Inter in particolare, cioè se mi chiedi di Juve qualcosa so. Dell'Inter mi affido a quelli che ne sanno più di me. Certo, Elio ci ho lavorato insieme per anni al giornale, è stato caporedattore, non è uno che viene in televisione e viene a raccontare fregnacce. No, ma ieri sera la voce girava. Quindi se ha avuto un indizio l'ha riferito ed è giusto, come ha detto lui, se fai giornalismo devi riferire. Certo, no, c'è una voce di PIF. Lui riferisce voce d'ambienti finanziari, quindi fa bene. Io non ho... Ti riferisci a me? Sì, grazie. Ero io che sì. Io è andata via la voce, quindi non ho seguito quello che avete detto, per cui... Ma Elio l'hai sentito? Dire, continuate voi a parlare. Ma Elio l'hai sentito? L'intervento di Elio l'hai sentito, sì. No, non l'ho sentito. Elio si è collegato e ha detto che secondo le sue fonti finanziarie c'è stato un interessamento pesante da parte di PIF, questo fondo americano, che sarebbe interessato ad acquistare l'Inter, che l'avrebbe già sia in una situazione di affare avanzato. Stavamo discutendo di questo. L'acquisizione, quindi il cambio ci può essere, dicevamo che ci può essere. Sappiamo che è in difficoltà, quindi il problema di fuori è in difficoltà perché non può magari portare più quello che portava inizialmente perché la Cina gli ha vietato il presidente e poi perché può darsi pure che non abbia le sostanze giuste per poter mantenere ancora l'Inter in piedi. Quindi ci sta tutto. Io su questo non conosco
No, ma siccome di PIF si parla già da tempo, no? Cioè di PIF, di questo fondo interessato all'Inter, si parla già da quest'estate. Sì, ho sentito Marcello. Becca, ma tu ho saresti sentito, pro contro? Grazie, però io siccome... Beh, in questo Becca. Momento se arrivano gli arabi, con tutto il rispetto per la famiglia Zhang, ma è un altro livello. Cioè PIF parliamo del, potrebbe essere un bel livello di qualità, del fondo più uno dei più ricchi al mondo, quindi sì, ma dai, se gli obblighi con la Cina, no? Cioè, fatemi sentire il nostro interista, sì, ragazzi. Ma a me sembra che Zhang qua non si è mosso negli ultimi due anni, quando si parlava di fallimenti che no, la però via... hanno delle difficoltà oggettive. Beh, però comunque hai un club che non è l'unico che è sotto settlement agreement. Paolino Bargigia, fai di parlare a me, se no parla a te, prendi il tuo spazio in televisione e prenditi mezz'ora, anzi finiamo. Ma ho capito, però se tu dici mi sembra che Zhang non si sia mosso, vabbè, è ovvio che non si è mosso. Che Zhang non mi sembra che abbia l'aria di uno, chiaro che se arriva uno con un carico da 11, che poi mi arrabbio anche a parlare con quello. No, uno deve avere l'aria, ma a livello finanziario uno deve avere l'aria di vendere, cioè te lo viene a dire, si esaminano i conti, qua in Italia sta bene, quindi sta curando gli interessi, poi come tutte le cose, come diceva Elio e Luciano, arriva un carico da 11 perché uno non deve sentire. Però per quel poco che so io, adesso la situazione è così. Chiaramente. La situazione però, scusami, la situazione non è migliorata, a livello finanziario non è migliorata, e probabilmente è proprio per questo che PIF affonda il colpo. No, dai, Becca, adesso finché si scherza, scusami, però ci sono dei sapete ragazzi cosa sarebbe interessante? Sarebbe interessante una trasmissione dove si fanno le stime delle perdite delle società di calcio alla fine dell'anno. Allora da lì si potrebbe definire un calcio cambiato e non, e si potrebbe stabilire anche il perché. Ho una domanda. Lo faremo. Ho una domanda per Luciano da giornalista e voglio mettere in difficoltà. Cioè voglio un titolo. Scusa, come mi commenti? Ti prego, guarda. Non mi mettere in difficoltà. Ma tu non vai in difficoltà con nulla, figurati. No, però scusami, visto che stiamo parlando di questo tema, qual è la tua valutazione? Non ti intristisce un po' il fatto che la società Juventus da 5 anni stia facendo passivi sempre più alti e dai 210 milioni dell'ultimo bilancio adesso si legge che saranno 250 milioni? Cioè, questa domanda te la faccio pensando ai tifosi della Juve. A me personalmente non me ne frega niente, possono fare tutti i debiti che vogliono. Però dico, un tifoso della Juve deve essere tranquillo oppure no? Ai tuoi tempi c'erano sti passivi? No, allora non aveva passivi. Ecco. Allora guarda, noi in 12 anni abbiamo dato qualcosa agli azionisti di minoranza durante l'assemblea e avevamo sempre bilancio inattivo. Perché cercavamo, sapevamo comprare giocatori ma anche rivenderli, compravamo a poco, arrivando prima degli altri sulle conoscenze e poi dopo magari quando venivano fuori li rivendevamo a molto. E questo per esempio quando io ho venduto Zidane, ho fatto 150 miliardi di plusvalenza, con quella plusvalenza lì ho ricostruito la Juventus, adesso queste cose qui non lo fanno, anzi vanno a comprare i giocatori e poi dopo alla fine dell'anno li rivendono quasi sempre. Questo è quello che non funziona in una squadra di calcio, perché adesso non è più squadra di calcio, adesso è società per azioni e la società per azioni va tutelata come una società per azioni, non come una società sportiva come fanno adesso. Ed è per questo che dico, facciamo un esame, una stima di tutti i bilanci e poi vi accorgerete praticamente del perché io faccio questo discorso. Quindi sei critico, sono tutto in deficit, sei critico su questa gestione di certo, Andrea. Certo, sono critico. Indubbiamente. Volevo sentirlo. Il problema, Paolo, il problema è che c'è una differenza sostanziale tra quello che era fatto in un certo periodo vincendo tutto, essendo anche i campioni del mondo di club,
e adesso che praticamente però hanno vinto 9 campionati di seguito, e questo non si può nascondere, certo. Quindi hanno fatto qualcosa di buono, fuori dubbio. Poi tu mi dirai, ma sì, ma non c'erano avversari, ci può pure stare, ci può pure stare, ma la sostanza qual è? Vincere 9 campionati anche senza avversari è molto difficile, e la Juventus l'ha vinti. Poi magari secondo me e anche secondo Beppe Marotta era stato sbagliato prendere Ronaldo, infatti con Ronaldo la Juventus ha vinto meno di quello che praticamente vinceva prima senza Ronaldo. Però Luciano, scusami se ti interrompo, Marcello. Però sulla storia di Ronaldo è vero che la Juventus ha fatto il passo più lungo della gamba, però tu ricordati che se non ci fosse stato il lockdown e tutto quello che ha portato, la Juventus avrebbe potuto comunque sostenere quell'affare loro. Quelle spese riguardanti. Quel business era tutto calcolato sugli incassi, che però non ci sono più stati. Marcello, io non discuto, Marcello, io non discuto questo fatto, io dico soltanto che un giocatore qui si stanno prendendo i prepensionati, a me, ma non sì, prendono la Juventus, tutto è un altro discorso. Se trovi un giocatore di prima categoria a 36 anni, ha ragione Luciano, va bene una cosa, ha ragione Luciano, dobbiamo fermare, ha ragione, anche adesso hanno preso pensionati, parleremo ancora di Juve.